La bestia di Gabby, questo è il nome dell'episodio odierno. Suppongo si trovi dall'altra parte di queste mura. Bene, a noi due, Gabby. Dove diavolo ci troviamo? L'ultima volta siamo arrivati qui, in questo strano posto. Bene, questo qua sembra essere il mio punto di riferimento più grande all'interno di questo gigantesco posto pieno di funghi colorati. Beh, devo trovare un modo per attraversare, quindi Ana e tanto coraggio. Bene, andiamo da questa parte. Ok, c'è un'entrata. Ci siamo dentro. Ci sono degli spawner di mostri fuori. Saliamo per di qua, sembra che queste scarpe mi diano un minimo di più di velocità. C'è un altro spawner fuori da qui. Chissà dove diavolo si è cacciato Gabby dopo tutta questa storia. C'è un orologio e una bottiglia di... Ah, vero, Gabby aveva lo stesso... Meo. Sento una strega nelle vicinanze, questa cosa non è buona. Ok, saliamo questa lunghissima scalinata e dovremmo arrivare a un altro posto in cui c'è tanti scheletri. Bene, continuiamo a salire, prima o poi dovremmo trovare un punto. Forse no, forse venire in questo posto non era la migliore delle ipotesi. Ok, abbiamo raggiunto la sommità di questa torre e ho già visto qualcosa che non mi piace. Ah, ecco che cosa che mi stava picchiando. Cos'è? Fuori. Devo andarmene. Raga, mi stanno inseguendo. C'è il ragno. È proprio una testa cocciuta, possiamo dire, eh. Bene, allora, devo stare leggermente più attento. Questa armatura sembra più potente dell'armatura in diamante, quindi per il momento non la cambio. Forse è meglio questa qua perché posso spammare. E infatti, è molto meglio questa qui. Fortunatamente Gabby ci ha fornito delle armi anche abbastanza potenti. Guardalo lì. Salve, signore. Uno, due, tre. Con questa qua posso spammare, eh? Non sei più tanto forte. Questi sì che sono forti. Oh mio Dio. Sono praticamente morto. Ho cibo? Assolutissimamente no. Però sembra che questo posto sia vuoto alla fine. Veloce, rompi lo spawner prima che qualcosa mi uccida. Solamente tre cuoricini verdi. Ok, mangia. Siamo abbastanza attenti. Vedo un Wither Skeleton. Ah. Uccidi il Wither Skeleton. Indizio, tre teste. Ah, grazie, pensavo ce ne volessero sette. Dove diavolo le trovo io tre teste? Ma qui c'è una scala, chi diavolo l'aveva vista questa scala? Colorante viola, perfetto. Oh, raga, mi ha fatto visita Robrine. Mi ha dato 64 mele d'oro e tre cose del Wither. Guarda, che le abbiamo, ce le mangiamo, no? Cioè, ovviamente, ma che fa, scherziamo? Ovvio, una, dos, tres. Ok, dobbiamo fare fuori il Wither. La battaglia durò più di 40 minuti, ma solo perché il player era scarso. Loser. Però finalmente, dopo una battaglia lunga e astenuante, il Wither venne sconfitto. Ah, ti faccio fuori! Meglio tu che io! Ah, sei così scarso! Muori! Morto! Ok, finalmente, eccola qui. Finalmente, eccola qua, la famosissima stella del Nether. È durata tanto la battaglia, però dai, è andata bene. New Recipe Unlocked. Non so cosa mi serva, però finalmente siamo riusciti a raggiungere il colorante viola e la stella del Nether. Non so se ci manchi qualcos'altro, ma devo dire che è stato veramente fantastico come combattimento. Certo, era abbastanza forte, però dai, mi sono divertito. Almeno questo. Hop! Ok, adesso dovrei scendere. E come cavolo scendo? Che questo mi sia di lezione, no? Perfetto. L'ultimo passo che c'è da fare è andare a posare questi coloranti che sono riuscito a prendere. Ossia, il viola e il rosa. Sperando che siano gli ultimi. Se non sono gli ultimi significa che questo episodio si dilungherà ancora un po'. Perché dobbiamo terminare. Non so se riusciremo a terminare in questo episodio, ma cercherò di terminare questa battaglia che Gabby ci ha imposto. Salve, signori Creeper! Senta, non faccia esplodere la... La tavola di Gabby. Mi dispiace per Gabby, ma dobbiamo scappare leggermente. Ok, eccoci arrivati. Bene, quali erano i colori che mancavano? Light blue? Non ce l'ho. Il purple ce l'abbiamo. Eccolo qui, tutto per te. Il rosa. Eccolo qui, il magenta. Mi scuso, non rosa. Eccolo qui. Questo qua non so che cosa sia. Ci manca solamente il colorante light blue, che non so dove andare a cercare. Ho setacciato questa mappa in lungo e in largo e non so assolutissimamente dove trovarlo. Salve, signor scheletro.
Ecco, cada, che è meglio. Forte, ce ne sono altre due. Alla fine sono 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mancano 6 torte, mancano 6 torte e un colorante. Ma dove cavolo li posso trovare 6 torte e un colorante? Beh, significa che ci dobbiamo mettere ancora una volta al lavoro. Distruggi questa lana solamente se hai trovato tutti i coloranti. Me ne manca solamente uno, quindi... Ah, non posso, va bene, va bene, va bene. Che diavolo potrebbe trovarsi? Ho setacciato questa mappa in lungo e in largo e non riesco ancora a trovare quest'ultimo colorante. Water control. Beh, apriti. Ah, dove diavolo potrebbe trovarsi? Sto setacciando questa mappa in lungo e in largo e non riesco ancora a trovarla. Dove diavolo potrebbe essere? E se fosse fuori dalla mappa? Non penso, Gabby non farebbe mai una cosa del genere, se no non si chiamerebbe il cubo dell'avventura, no? Bene. Raga, io quel posto non so se l'ho mai visto, onestamente, ma mi sembra di no, io non me lo ricordo. Mi sembra assolutissimamente di no. Che sia qui l'ultimo colorante, il colorante light grey? Vabbè, volevo dire ciao, ciao, sono la sua coscienza, ciao. Ci spero. Raga, non ho mai esplorato questo posto, quindi penso che sia veramente qui una volta per tutte. Bene, signor zombie, forse lei è uno degli ultimi zombie che io ucciderò in questa mappa. Ok, forse no. Bene, salve signor scheletro, salve anche a lei. Finalmente, finalmente l'abbiamo trovata. Dobbiamo stare abbastanza attenti ai dettagli. Qui c'è una cesta e c'è una torta, perfetto. Ne mancano solamente... Cosa c'è qui? Signor Gabby, mi nascondi i segreti. Siamo ritornati in uno dei posti in cui ho iniziato i vecchi episodi e non avevo mai visto quella stone slab. Sarebbe stato tanto, 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 tanto d'aiuto. Vedi, Gabby si fa sfuggire cose, ma io non le noto. Ah, bravo Gabby, dai, hai fatto un buon lavoro. Significa questo, no? Bene, da questa parte non sembra esserci nulla nascosto, quindi dobbiamo andare più di qui. Qui non c'è nulla, qui non c'è nulla, perfetto. No. E qui? No, nulla. Ok, alla fine qui in quel posto non c'era nulla. Mi sono messo persino a scavare, ma non c'era assolutissimamente nulla. A parte quella torta che sì, ok, ci fa comodo. È pur sempre una torta che è una in meno al monumento. Però... Aspetta un attimo. No, vabbè, non ci credo. Cioè, non ho controllato nell'acqua? Sono così scemo? Beh... Va bene, ma lo sono un pochettino meritato, dai, possiamo dire in questo modo. Beh, ok. Dove diavolo siamo andati a finire? Spero che in questo posto ci sia veramente il colorante. Non penso ci siano tutte qui le torte mancanti. Ok, rotto. Qui c'è qualcosa? No, assolutissimamente no. Bene, continuiamo a percorrere questo posto controcorrente, che cavolo. Da questa parte... Madò, che trappolona. Lenta Gabby, un po' molto lenta. Ho rubato tutto senza che si attivasse, quindi hey. Oh mio Dio, fossi stato in 1.14 l'avrei potuto anche vedere. Però hey, sti cavoli, ci dovrebbe essere qualcos'altro da queste parti. Dai, non può essere finita qui. Un castello gigante non finisce mai in questo modo. Qua continua per forza, vero? Vabbè raga, io vi giuro, io mi sto iniziando ad arrendere. Vaffanculo, io inizio a scavare qui a caso, che è impossibile che non ci sia nulla. C'è nulla. Che cazzo è? L'abbiamo già esplorato? Che c'è qui? C'è una tomba, profaniamo. Ossa, bene. Vabbè, che mi aspettavo in una tomba. Anche tu, Plaghitro. Perché mi chiamo male il mio stesso nome? Che ci sia qualcosa in questo dentro questo sigillo? Sì, che c'è qualcosa, bene. Cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Non so cosa faccia. Raga, io onestamente non so dove stia andando, però... Oddio, raga, guardate qui tutti i materiali. Mi sa che ho rotto la mappa. Ah, andava qui. Cosa ho chiuso? Ah, praticamente mi può... Possibile, è impossibile, raga, è relativamente impossibile che finisca così questo posto. Ecco, infatti. Qualcos'altro ci deve essere, questa mappa prima o poi deve avere una fine. Qui c'è qualcosa... Raga, mi ci sarei giocati i dindilli. Un'altra torta. Saliamo dalla cascata come un bellissimo Magikarp. Però ovviamente c'è ancora la mela di Notch. Bene, questa qua la porto con me.
ti ringrazio Gabby, fortunatamente mi sono giocati i dindilli, ma avevo ragione, avevo ragione. Mancano solamente 3 torte e un colorante, dobbiamo trovarlo prima o poi lo troveremo. Ok, scusatemi, mi sono preso un'elitra, ma perché cavolo c'è questo buco? Andiamo un attimo a vedere, perché io mi sono leggermente stancato di vedere cose che non c'entrano assolutamente. Mettiamo un attimo 32 per un attimo. Dov'è che io avevo visto qualcosa? Mi sa che mi sono spoilerato la mappa. Scusate, cosa c'è qui? Colorante grigio. Come cavolo ci arrivavo io qua? Guardate dove si trovava la mappa, si trovava leggermente più lontana. Qua ci sono dei command block, immagino, sì, esattamente. Io sto cercando il colorante azzurro e non so dove cavolo trovarlo. Mi sono andato a spoilerare su internet perché non lo trovavo. Ho trovato il light blue, quindi abbiamo ufficialmente finito la mappa di Gabby. Siamo riusciti finalmente a completare l'intero monumento, compreso il colorante tanto nascosto, il grigio. Nel prossimo episodio saremo pronti ad aprire questa porta.